e là tra una novità e l'altra. Domenica 3 novembre 2013. Cefalù, politica, è possibile ipotizzare una maggioranza dalle larghe intese? In studio Gioacchino Barranco, Giovanni Uppa, Marco La Rosa, Vincenzo Liberto e Daniele Tumminello. Gioacchino Barranco, il microfono, le tue idee. Intanto io saluto i radioascoltatori e coloro i quali ci vedono via streaming. Del discorso che sono stati fatti sino adesso, cioè quello di Daniele Tumminello, quello di Vincenzo Liberto, non è che io voglio dire con correttezza e con chiarezza capisco dove vogliamo arrivare nell'apertura di questa, di come dire, maggioranza, perché se noi i primi, che insomma in un certo qual senso siamo i rappresentanti del Consiglio della Comunale della città di Cefalù, non facciamo capire in questa occasione ai cittadini ciò che vogliamo per lo sviluppo della nostra città, i cittadini sapete cosa possono dire, cosa possono pensare, almeno a mio giudizio? Beh, loro si vogliono accordare, ma per fare cosa? Ecco, quindi dobbiamo entrare nel merito della questione. Io, quando sono entrato ad appoggiare questa maggioranza, e quindi se oggi siamo 10 e 10, ho scelto come mio assessore il sindaco della città di Cefalù. Quindi io non ho un rappresentante nella maggioranza all'interno, attivamente. Io ho chiesto 4 punti programmatici al sindaco della città di Cefalù. Uno era il piano regolatore generale, l'altro era la perimetrazione del lungomare, e mi riferisco al completamento di quella perimetrazione, non a quello che poi il sindaco, ora di qui a poco dirò, ha chiesto al professore Trombino. Terzo era il discorso del Club Med. E quarto, siccome era all'inizio che se ne parlava, di questo porto turistico che dovrebbe nascere a Fiume Carbone. Ritengo che per l'economia della città, ritengo che Cefalù, essendo una cittadina turistica, questi sono 4 punti fondamentali per lo sviluppo futuro della nostra città, quindi posti di lavoro e quant'altro. Riepiloghiamo le cose che ho appena detto. A quanto pare il Club Med a breve andrà a soluzione, perché arriveranno alla città di Cefalù i dirigenti di questo club a cominciare a pagare gli oneri di urbanizzazione, e casomai parte di esse chiederanno qualche cosa da fare nei dintorni del Club Med. Beh, a me queste cose mi possono anche stare bene. L'importante è che si faccia il Club Med e dia, come dire, quello sviluppo necessario che la città si è vantato di avere in questi ultimi 50 anni. Potrei aprire una piccola polemica su questo punto, ma non la voglio aprire proprio per lo spirito della continuità che io vorrei dare a questa amministrazione, anche se sono uno. E capisco che possono entrare altri 4-5 consiglieri comunali a dare manforte, che ben vengano, se devono venire che ben vengano, ma con programmi chiari e seri. Quindi, come vedete, il primo punto, il sindaco Saro Lapunzina mi ha dato la soddisfazione quantomeno di portarlo quasi all'inizio dei lavori. Per quanto riguarda la perimetrazione del lungomare, io non lo so per chi è che non è addetto al lavoro, io non sono neanche io un addetto ai lavori per quanto riguarda l'urbanistica a Cefalù, ma da un anno e mezzo non faccio altro che girare questi uffici tecnici e mi sono fatto un'idea di quello che può essere l'urbanistica a Cefalù. E il riferimento cos'è? È che a Cefalù, insomma, si tende sempre a distruggere ciò che uno il giorno prima fa. Un giorno fa una cosa, all'indomani completamente diverso di quello che fa il giorno prima.
ma io intendo capo dell'amministrazione un sindaco che, siccome sta lui a capo di tutti gli uffici, è lui che deve dare l'input di ciò che si deve fare nella nostra città. Ritengo che la perimetrazione si deve portare a compimento e sin da subito rimangano altri 3 alberghi di completare sul lungomare, e questi 3 alberghi porteranno nuovi posti letto e nuovo, come dire, economia per la nostra città. Ma non mi vengono a dire, non riaprono discussioni che ormai sono morte e sepolte, cioè quelle dell'allineamento. Sino a qualche mese fa, 4-5 mesi fa, mi discutevano l'allineamento del piano particolareggiato, quando benissimo sanno anche i tecnici che questo allineamento non è stato rispettato da nessuno. Quindi bisogna completare. Se lo volete sapere cos'è l'allineamento, ve lo dico veloce, in pochissime parole. L'allineamento era quello che si doveva fare: una fascia che guardava il mare di negozi, si spostavano 10 metri dietro, perché lì in quei 10 metri doveva nascere una strada, e di lì in poi costruivano gli alberghi. Non è stato fatto questo, non ne parliamo più, chiudiamola questa situazione. Quindi gli alberghi sono partiti grazie a qualche tecnico che oggi non c'è più, che si è assunto le responsabilità. Potrei fare anche nome e cognome, ma non è necessario, come mi dice il professore Semplicio. Però voglio dire, sono partiti i lavori degli alberghi, e quando si parla di alberghi non si parla di una casa residenziale personale, si parla di lavoro sviluppo della nostra città. Quindi il sindaco lo sa, perché io glielo ripeto tutti i giorni, e sto ad appoggiarlo nella maggioranza proprio per questo motivo, che se io devo essere critico vado nella stanza del sindaco e glielo vado a dire. Però vi devo anche dire che, come diceva Daniele Tumminello un momento fa, non tutto dipende dalla nostra città e del nostro sindaco. Purtroppo ci sono gli uffici a livello regionale che molte volte si frappongono già l'amministratore cittadino e loro che stanno lì alla regione. Però io una cosa la ricordo a Daniele: il sindaco di Cefalù ha avuto la possibilità di parlare con il presidente della regione e di fare una riunione con tutti gli uffici per finalmente sbloccare la questione del Club Med, così come abbiamo, come dire, portate avanti la questione del Club Med, dobbiamo portare avanti anche le altre questioni che riguardano operatori locali. Come dire, il fondamentale come interesse da parte del sindaco, che se si deve andare di nuovo alla presidenza della regione, che si ci vada. E questa è un'altra situazione che io ho inteso puntualizzare, quella della perimetrazione. Vado a un'altra cosa, che è quella del piano regolatore generale. Io ho 62 anni, sento parlare da un trentennio di questo piano regolatore generale. Io, mi dovete credere, neanche so chi è che ha dato l'incarico al professore Trombino, se sia stato, scusami Marco, Simona Vicari, il quale io ho rispettato per tantissimo anno. Il professore Trombino, Marco Larrosa. Grazie, ora poi saluto. Sì. Era solo per precisare, il professore Trombino è consulente dell'ex responsabile alla redazione del piano regolatore, che ebbe a sua volta incarico dalla senatrice Vicari, che è la persona che voleva menzionare. Hai fatto una presentazione? No, perché, esatta, perché in quel caso, tra l'altro, non è il primo cittadino della consulenza, era quel dirigente che per redigere quel piano ha voluto e preteso un consulente di sua scelta, e che ha trovato la persona, le caratteristiche del consulente che voleva prendere nella figura del professore Trombino. Quindi è una cosa che vorrei precisare. Io ringrazio il consigliere Marco Larrosa, e per me, vedi, già c'è un altro punto di chiarezza. Quindi cosa voglio dire? Che io senta dire, cioè, possono essere l'azione, ma approfitto della situazione, o profitto, come si suol dire, ricordati caro professore che io ho sempre la terza elementare,
Quindi, e c'hai 62 anni, portati bene. Ella, quindi io cosa dico? Dico questo, che ricordiamoci una cosa. Questo è un messaggio che voglio lanciare a tutti i livelli, che il Consiglio Comunale è quell'organo che non serve solo per creare e formare le maggioranze, serve sì per creare e formare le maggioranze, ma che ci sia un progetto che ci vede a tutti insieme uniti per portare avanti la progettualità proprio della nostra città. E siccome ritengo che questo del piano regolatore generale sia il problema principe più importante della nostra città, io non posso capire come mai ancora dopo tutti questi anni non si arriva a portare una conferenza quantomeno tra i consiglieri comunali e farci capire dov'è che vogliamo andare, cioè il futuro dei miei figli, dei miei nipoti, dove deve arrivare. Io ho un modo di sognare, perché si sogna per realizzare, come dire, delle volte dei pensieri bisogna anche sognare, e io l'altra sera ho sognato anche in consiglio comunale dicendo le piante dell'ulivo devono essere piante decorative per il nostro territorio. Non è possibile che le piante delle ulive ci facciano dire che la maggior parte del nostro territorio è zona Q1 e Q2. L'ulivo è un albero secolare, bellissimo, benissimo. Se lo portiamo a livello decorativo, rimarrà un albero bellissimo che noi avremmo realizzato all'interno del nostro territorio. E quindi per cui lo sviluppo dove deve venire? Non è che il professore Trombino decide assieme ai suoi tecnici e il Consiglio Comunale poi dovrà solo ratificare quello che devono essere le premesse che lui stabilisce per la mia città. Io voglio partecipare, perché i cittadini di Cefalù, lanciando oggi questo messaggio, gli voglio lanciare che desidero che la nostra Cefalù ha le caratteristiche di essere la futura Monte Carlo, perché la Sicilia si deve nutrire di turismo. Non ci sono altre linee, non esistono, perché oggi, come vi ho detto prima, l'agricoltura viene penalizzata. Stando in Europa, ognuno di noi ci dobbiamo ritagliare una fetta. È un momento, perciò non mi tocca la parola e concludo. Assolutamente. Perché fermiamoci sul piano regolatore generale qui. E ci concludo. Sono due colleghi. Sì, e poi attenderò, come di fatti mi piace che poi loro diano anche il loro contributo. Non mi permetterei di... Voglio completare con la questione che era il quarto punto programmatico che io chiedevo. Il quarto punto non è meno importante degli altri, ma giustamente il piano regolatore generale è il piano regolatore generale, lo strumento principe. Il porto di Fiume Carbone. Il porto di Fiume Carbone, ultimamente il sindaco ci ha dato un messaggio nella riunione di maggioranza che noi abbiamo fatto, che a me è piaciuto tantissimo. Cioè, il messaggio che ci ha dato il sindaco è stato quello che a quanto pare questo progetto diventa un progetto ministeriale, cioè verrà tolto a livello comunale, regionale, più che comunale, regionale, e gli sarà dato spazio direttamente dal Presidente del Consiglio Letta a scendere. Quindi se questo porto di Fiume Carbone ha una possibilità, sta prendendo una strada giusta. Ricordiamoci che quando un transatlantico, una nave crociera, riesce a fermarsi e a portare 4.000 viaggiatori che viaggiano in quella nave nella nostra città, ci dobbiamo fare trovare preparati per questo, e la preparazione passa attraverso tutte quelle cose che ho detto prima. Scusatemi se mi sono dilungato, ma io volevo dare le motivazioni per cui appoggio Saro Lapunzina e credo in Saro Lapunzina, perché il nostro sindaco rimarrà nostro sindaco per altri 3 anni e mezzo. Quindi invito anche alle opposizioni a fare un pensierino come la responsabilità che ha avuto ultimamente Giovanni Iuppa. Grazie. Ti ringrazio, adesso ascolteremo, no, nel prossimo intervento, Gioacchino, guarda, intanto...
Gioacchino Barranco, consigliere comunale, i vostri interventi, il nostro editore manda subito in diretta il tutto. Una sola, così a modo di battuta, con te me lo posso permettere. Per sognare bisogna svegliarci, caro Gioacchino. E io qua mi fermo. Marco La Rosa e Giovanni Uppa, che ha ascoltato e che interverrà subito dopo. Prego Marco, la domanda è sempre la stessa, il discorso lo sapete, e vorrei proprio capire la posizione del, intanto PDL, puoi parlare da questa eventualmente, puoi parlare da questa. Non so se... No, siamo okay. Va bene, siamo in diretta. Allora, innanzitutto buongiorno, buona domenica, grazie per avermi invitato, quindi ringrazio lei e la redazione di CRM, un saluto anche agli ascoltatori che ci stanno appunto ascoltando e anche vedendo in streaming. Allora, innanzitutto vorrei esternare la mia opinione, anche se già l'avevo data per seguire, diciamo, un certo ordine a quello che si è verificato successivamente alla chiusura delle urne nel 2012. È chiaro che quando tu vieni eletto sindaco e non hai una maggioranza certa sulla quale tu possa, diciamo, sulla quale ti possa appoggiare per poi mandare avanti tutta una serie di atti volti appunto che sono necessari per la tua azione amministrativa, è chiaro che devi tentare di vedere un attimo in aula quali sono gli equilibri. Questa è chiaramente un modo di fare politica, diciamo, di qualche tempo fa. È chiaro che io, come è stato detto anche dal consigliere Liberto, io non avrei fatto così, perché il sindaco... No, non è una questione di ipocrisia, ti spiego perché. Perché quando tu ti presenti alla città di Cefalù come il rinnovamento, come il cambiamento, con questa aria nuova, che vuoi cambiare il modo di fare politica su un territorio, è chiaro che devi dare delle dimostrazioni forti, perché alle parole devono seguire i fatti. E allora, siccome il sindaco Lapunzin è stato quello che da consigliere d'opposizione ha fatto altro che massacrare nel 2009, ad esempio, il passaggio, questa è storia però, cioè, tu, io non è che ero presente, massacrare, è stato massacrato il PDL nella figura dell'avvocato Roberto Corsello, che è andato a fare maggioranza insieme al dottore Guercio per dare una stabilità che non aveva, perché sappiamo bene che il consigliere d'opposizione Lapunzin, pur essendo all'opposizione, con i suoi modi aveva la possibilità di crearsi le maggioranze, cioè una cosa inaudita la scorsa legislatura. È chiaro che si è messa a disposizione questo gruppo consigliare per poter dare una maggioranza. In quel momento questa operazione era totalmente inaudita, inconcepibile, andava a praticamente sconfessare quelle che erano state le volontà dei cittadini cefaludesi con il loro voto. E invece adesso, solo per governare, si è fatto sostanzialmente la stessa identica cosa: apertura, accordo per avere stabilità. Quindi a me sembra una contraddizione, ma non sono solo io che lo penso. Credo che se uno si fa una passeggiata per il centro di Cefalù, per la città di Cefalù, non penso che questa sia un'opinione solitaria. Successivamente, oggi, ci troviamo nella situazione che tutti voi conoscete. Ci sono 10 consiglieri di maggioranza e 10 consiglieri di opposizione, che indipendentemente da alcune scelte che sono state fatte, che magari non hanno visto una totale compattezza, no? Nell'azione politica dell'opposizione, comunque rimane sempre un'opposizione coesa, perché siamo 10 persone che abbiamo 10 cervelli, e indipendentemente da quella che è la posizione che viene assunta dalla stragrande maggioranza del gruppo d'opposizione, se c'è qualcuno che ha un'opinione differente, ha il dovere di prendere una posizione differente, perché non siamo degli automi, siamo degli uomini con una testa e con un cervello. Oggi ci troviamo in una situazione in cui è chiaro che il sindaco ha il bisogno, la necessità di avere una maggioranza che ad oggi non ha. E credo, da quello che ho capito anche tramite dei colloqui, ma sia stato detto anche adesso in radio, ci sono state delle aperture, ci sono stati dei dialoghi tra il sindaco e alcuni gruppi
consigliari. Io ringrazio il sindaco innanzitutto. L'ho detto anche in consiglio. L'è stato detto anche in consiglio, massimo Giovanni ha ragione. Io ringrazio innanzitutto il sindaco per non aver coinvolto il PDL, ma perché? Per una questione di, come dire, di rispetto di alcune posizioni, perché sa bene il sindaco La Punzina che noi abbiamo un'idea chiara su questa vicenda della maggioranza. Non credo che bisogna avere dei punti programmatici con i quali trattare una parziale alleanza magari esterna con questa amministrazione, perché se c'è un'amministrazione che ha dei punti seri, dei punti come dire, indispensabili che devono essere affrontati e sostenuti in Consiglio Comunale, credo che per senso di responsabilità questo Consiglio Comunale non voterebbe con pregiudizio. È chiaro che se ci sono dei punti che poi presentano delle criticità di natura giuridica o di quant'altro, è chiaro che noi non ci possiamo sentire in dovere di sostenere questi punti. Quindi in buona sostanza con queste affermazioni che sto facendo, preside, cosa voglio dire? Voglio dire che per essere proprio precisi, il PDL nasce all'opposizione e qui non ci sono politiche in divenire e morirà all'opposizione. Ma un'opposizione che, se ci sarà modo, andrà contro questa amministrazione, come già ha fatto. Se ci saranno delle occasioni in cui l'amministrazione predispone degli atti che secondo noi, secondo il nostro giudizio, che non è un giudizio sommo, perché ognuno di noi ha un'opinione e può essere anche non veritiera, ma in base a quello che noi valuteremo, noi poi ci regoleremo di conseguenza in consiglio. Non abbiamo bisogno di fare alleanze, non abbiamo bisogno di trattare dei punti programmatici, abbiamo semplicemente il dovere di fare i controllori di questa amministrazione, perché la città di Cefalù ci ha votato con 823 voti per andare a fare controllo di questa amministrazione e noi abbiamo tutta la voglia e anche la voglia anche di imparare, perché capisce bene, ad esempio, io sono uno di, insieme anche al consigliere Cassata, dico, siamo in questo gruppo forse più esperti, perché giustamente abbiamo un consigliere che Scialabba, che ha maturato molta esperienza sul campo, quindi per noi è anche un modo di fare palestra all'interno di questa di quest'aula consiliare. Ma ripeto, non abbiamo mai precluso assolutamente a questa maggioranza di collaborare con essa, ma sempre da posizioni, dalle nostre rispettive posizioni, perché come è giusto che la maggioranza faccia la maggioranza, è giusto che l'opposizione faccia l'opposizione. Un'ultima cosa, prego, e chiudo, perché era giusto fare una precisazione al consigliere Barranco sul piano regolatore. Non è solo lei che ha a cuore la vicenda del piano regolatore, come non è neanche solo lei ad avere a cuore il problema del Club Med. Innanzitutto il Club Med, mi fa piacere averlo sentito dire dal sindaco, ma anche da lei, che si è in procinto di, ma questo procinto di a me non interessa. Io so che una cosa o è fatta o non è fatta, o è o non è. È chiaro che qua si parla di programmazione, la programmazione l'amministrazione la deve avere, ma quando tu vai a fare una programmazione, cioè programmi che in data X riuscirai a risolvere il problema del Club Med, poi bisogna col tempo verificare se davvero questa programmazione ha dato i suoi risultati. Quindi io sono dell'avviso che bisogna parlare sempre al momento in cui viene fatta una cosa, non nel momento in cui deve essere ancora fatta. Chiudo il mio intervento. Giovanni, ti abbiamo messo dietro la lavagna, adesso hai ascoltato tutti i tuoi colleghi consiglieri, adesso il tuo pensiero non solo su quello che hai ascoltato, ma sulle prospettive. Buongiorno a tutti e buona domenica. Io partirei proprio così come hanno fatto i colleghi consiglieri, come ha fatto bene lei all'inizio, la storia e poi il presente. Partirei dalla mia storia consiliare del mio gruppo per arrivare al presente. È presto fatto, nulla è cambiato, professore. Nulla è cambiato per una questione di coerenza e di voglia e di mentalità politica, riteniamo, diversa rispetto a come si è fatto politica in questa città nel passato. E mi spiego. Sin dalle prime battute del Consiglio Comunale, quando il signor sindaco non aveva i numeri, lei lo ha ricordato, ne aveva 7, poi fece quella famosa maggioranza dell'ultima ora, noi abbiamo sempre sostenuto, come anche devo dire gli altri colleghi di opposizione, questo ce ne devo dare dell'ultima proprio, Daniele, non della prima ora, proprio dell'ultima ora, abbiamo sin da subito, casa per casa, c'era qualcuno diceva prima, abbiamo subito detto, lei non ha necessità di avere maggioranze in consiglio numeriche,
perché di volta in volta, in maniera cosciente, questa opposizione, proprio perché non vuole essere l'opposizione delle barricate, l'opposizione del no che qualcuno prima di noi aveva fatto, qualcuno, legasi, l'attuale sindaco di Cefalù, lei stia tranquillo, lei porti in consiglio cose buone, lei collabori nel percorso di formazione degli atti consiliari insieme a tutti e 20 i consiglieri, e noi, se sono cose buone per la città, gliele voteremo. Evidentemente un modo vecchio di fare politica, che è quello della novità del sindaco Lapunzi, ma un modo vecchio di fare politica, invece lo ha portato evidentemente ad agire come si era agito, non nella prima e nella seconda repubblica, nella prima e nella meno prima repubblica, e cioè sostanzialmente cercando di farsi i numeri in consiglio per avere la forza e così andare avanti come un carro armato. E giustamente dice Daniele, quando uno ha i numeri non se ne deve nemmeno preoccupare dell'opposizione. Questo mi pare un modo molto molto... L'interpretazione del tuo pensiero, sei stato veramente, hai chiaramente parlato con la giusta, come dire, col giusto utilizzo delle parole che si confà a un segretario cittadino di un partito, ma questo è sostanzialmente il concetto che poco fa posso fare un hai attimo, espresso. Una valutazione, no, perché riflettevo che secondo me con te il sindaco ha una specie di affezione, perché a quanto ho capito io la prima volta, almeno così ha detto il sindaco in consiglio. Sì, sì, e ora arrivo pure lì, perché per dire che ieri come ora non è cambiato niente, ieri come allora, quando all'indomani, perché la gente questa cosa le deve sapere, io non ho mai fatto un segreto di questo, me ne dovete dare atto tutti, l'ho pure detto in consiglio comunale, la famosa sera che mi sono allontanato, ecco. Allora come ora il signor sindaco venne all'indomani dell'elezione proponendomi di passare per una poltrona di vicepresidente. Allora come ora noi abbiamo proposto al sindaco una, abbiamo fatto una proposta che lui certamente poteva rifiutare, sapevamo che la poteva rifiutare, okay, perché già i giochi erano fatti. Una provocazione, all'inizio, sì, all'inizio anche ora fu una provocazione, ma all'inizio gli abbiamo detto no, per la vicepresidenza noi non passiamo, la presidenza del consiglio ci deve dare. Sapevamo che la presidenza del consiglio, i giochi per la presidenza del consiglio erano già fatti prima ancora di poter arrivare al risultato elettorale, così come l'ultima volta prima della votazione del bilancio del 2012, del consuntivo del 2012, siamo stati chiamati legittimamente dal sindaco, al quale abbiamo proposto: signor sindaco, il gruppo controvento in questo momento qui è rappresentato da 5 persone, 4 assessori e la presidenza del consiglio. Chiaramente era una proposta che poteva solo rifiutare il sindaco, quindi l'abbiamo fatta in maniera provocatoria, questo per fare capire che noi non siamo interessati a questi giochetti della vecchia politica. Noi riteniamo in maniera seria, e penso che l'abbiamo dimostrato in consiglio comunale con la nostra azione, che è stata apprezzata, e vi dico come, all'indomani della mancata votazione del consuntivo, della gente, dei giovani, si sono avvicinati al nostro gruppo controvento e ci hanno chiesto di poter entrare a far parte del gruppo controvento, proprio perché apprezzano e hanno apprezzato il modo in cui il gruppo ha lavorato in questo anno e mezzo di consiliatura. Questi sono fatti. E allora, per rispondere alla sua domanda, ma è possibile una maggioranza allargata, un governo di larghe intese? Questo lo hanno fatto al governo nazionale, io non l'ho condiviso, questo fa parte di una politica che non mi appartiene perché non l'ho mai praticata, e ritengo che invece di poter rispondere così come ho risposto a maggio del 2012, se il signor sindaco porta cose buone alla città, io l'ho dimostrato in questo anno e mezzo di consiglio, le ho pure votate, anche poi facendomi dire da parte dell'opinione pubblica, probabilmente l'avevo fatto per questo, per quell'interesse, per quell'inciucio. Ognuno di noi si alza la mattina con la sua faccia, caro professore, e poi rende conto soprattutto a se stesso. Di conseguenza abbiamo dato prova del fatto che se ci sono dei progetti buoni per la città e vengono portati in consiglio comunale, noi come gruppo controvento che rappresento siamo pronti a condividerli senza nessuna difficoltà, così come, di questo sempre ce ne dovete dare atto, siamo stati pronti a criticare il signor sindaco quando evidentemente la sua azione politica non è stata da noi assolutamente condivisa. Rispondo e chiudo all'ultimo suo stimolo da un punto di vista della discussione. Ma è possibile un passaggio con qualche punto programmatico? Non è nemmeno così. Anche questo, secondo il mio modesto avviso, fa parte di un modo vecchissimo di fare politica. Perché se il sindaco non ha avuto, come non li ha mai avuti, i numeri, e ha fatto sinora quelle che io definisco, usando un termine cifrato, maggioranze arrisicatedde, perché se io vengo a casa sua e a casa sua voglio imporre una regola, professore, e in questo caso potrebbe essere un punto programmatico, nel momento in cui tu non porti avanti il punto programmatico, io sono pronto a uscirmene, perché se quella era la condicio sine qua non, se io non lo porto avanti, allora il sindaco l'unica cosa seria che avrebbe potuto fare, secondo me, ma lo doveva fare all'indomani delle elezioni, però, non
work in progress e vedere prima come andava, vedere se prima ce la faceva da solo, vedere se prima poteva mettersi qualche medaglia per salvare la città e poi eventualmente vedere di agire. L'avrebbe dovuto fare prima a microfoni spenti, a bocce ferme sin dall'inizio. Signori, prendo atto del fatto che ho 7 consiglieri in consiglio comunale, prendo atto del fatto che quantunque io abbia riportato come preferenze personali il 40, qualcosa per cento, di fatto in consiglio non ho i numeri, e allora non è un problema di aggiungere qualche punto al mio programma, sediamoci tutti e 20, azzeriamo i programmi di tutti e facciamo un programma per la città ex novo, partendo da zero. Ora, a distanza di un anno e mezzo, venirmi a dire, parlo per la mia posizione, non critico quelle Gioacchino, ognuno, ci mancherebbe altro, venirmi a dire, ma tu vieni, mi porti un punto che mi può interessare e noi lo facciamo, un punto, non è quello, non si fa. Se vogliamo dare la svolta seria a questa città, dobbiamo partire soprattutto dalla mentalità delle persone che fanno i politici e che quindi rappresentano l'intera città in consiglio comunale presso le istituzioni, e certamente non lo si fa mettendo questo punto, dando questa caramellina, così ottenendo un consenso in consiglio comunale. Il mio consenso in consiglio comunale non può essere incondizionato, o meglio, deve essere incondizionato, non può essere condizionato né in un senso né nell'altro. Non dirò mai essere per partito preso, no, l'ho dimostrato, ma non posso allo stesso modo dire sempre sì solo perché ho portato al sindaco un mio punto programmatico. Io penso che ci voglia una certa coscienza e una certa responsabilità e maturità oggi per fare politica, oggi più di ieri, perché prima, quando era il tempo delle vacche grasse, fare la politica era molto semplice, ci si poteva spendere molto di più anche in termini di consensi popolari e favori e problemi di clientelare. Oggi è finito anche questo tipo di politica che io ho sempre condannato. Oggi dobbiamo solo essere responsabili nei confronti della città e delle persone che amministriamo, per quei concetti che lei ha detto, perché non c'è lavoro, perché la gente è scontenta, perché oggi la gente, grazie a Dio, questo dico, segue continuamente le trasmissioni radiofoniche, i giornali, i consigli comunali alle radio, in streaming, la gente è informata, la gente è arrabbiata, la gente non ne può più di questi modi vecchi di fare politica. Allora, so che ti devo salutare, sì. Però prima di andartene, perché c'è Piero Vazzana e io, siccome i consiglieri sono qua presenti, ecco, proprio vorrei presentarlo io, ci sono diversi equipaggi che partecipano a questa manifestazione automobilistica che si svolgerà il 15 e il 17 novembre. Prima che te ne vai, sì, proprio una battuta, perché qua quello che oggi è una trasmissione radiofonica e c'è questo confronto, adesso darò la parola a Daniele, e c'è questo confronto sereno, io ancora una volta ribadisco un concetto. Io penso che, lo chiamo Saro Lapunzi, nel nostro sindaco ha capito responsabilmente che così non si può andare avanti. Queste benedette regole politiche non aiutano, perché io sono del parere che uno che viene eletto deve poter governare per 5 anni senza questi passaggi, lo so. Ringrazio Mimmo Papa che ci ascolta da Milano e fa i complimenti a Gioacchino, ecco, e a Giovanni e così via, e grazie sempre al regista Angelo. Io ti chiedo, siccome non si può andare avanti così, perché qua diciamo 10-10, ma pure Gioacchino si deve marcare, perché Gioacchino poc'anzi ha detto io sono là su questi 4 punti che seguirò in qualunque momento, eccetera, ma se venissero meno anch'io dico va. Questo penso che sia stato il pensiero. Ti chiedo, se il sindaco domani vi chiamasse e vi direbbe, no, un'altra volta deve insistere, perché qua ecco, se il sindaco dopo un mese e mezzo, se dopo un mese e mezzo azzerasse determinate figure istituzionali e vi farebbe responsabile in diretta, perché credetemi, io sul fatto se porto un punto e mi sta bene per la continuità dello voto, per me personalmente non dice niente. Io mi debbo assumere le mie responsabilità dal di dentro, personalmente, scusate, se io in questo momento, perché di responsabilità io me ne assumo ogni giorno tantissime, eccetera. Allora, in questo momento, l'ha detto apertamente il sindaco Lapunzi, ecco perché nasce questa trasmissione, nasce su trasmissione proprio sulla concretezza di quello che si vuole fare. Libetto si è espresso in un modo, ha detto vediamo, la politica ha i suoi sviluppi, vediamo. Io vi chiedo affettuosamente,
anche se il PDL non è stato contattato, eccetera. Se vi chiamasse ad assumere responsabilità dirette, loro cosa risponderebbero? Aspettiamo i punti che ci portano, eccetera, eccetera, oppure potreste anche far parte di questa coalizione programmatica? Giovanni, tu che te ne devi andare, perché sì, poi loro rispondono. No, ti devo avvicinare, sì, però. La mia voce è talmente squillante che la sentirebbero vietere anche senza microfono. Il punto non è questo, professore. Il punto, come dice lei, entra a far parte attivamente, avere una responsabilità, un punto, un posto di protagonismo nell'amministrazione. Ho proprio finito di dire che non è questo il punto per me. A me non interessa che il sindaco quella sera mi poteva proporre questo o quell'assessorato. Non è quello il punto, assolutamente. L'unico modo per il quale io potrei, in maniera, come dire, responsabile, poter riaprire un eventuale dialogo, è quello di dire: ci sediamo, azzeriamo il nostro programma, il suo programma veramente elettorale, perché per me evidentemente da un anno e mezzo ha dimostrato di essere un fallimento questo programma elettorale. Vediamo quali devono essere le priorità condivise, perché certamente una priorità non è l'ecosostenibilità del territorio con una passeggiata sulla rocca, ma ci sono cose molto più importanti, leggasi il lavoro, leggasi la ripartenza di un ufficio di edilizia urbanistica che è sotto terra. Questi sono i punti programmatici, non certo la passeggiata ecologica, questi se ne possono occupare benissimo le associazioni che operano. E se domani vi dicesse una cosa del genere, voi ne potremmo discutere, ma lei può ma star con certo, un patto, con un patto scritto, lei, oppure certamente, se, no, con un patto scritto, scripta manent verba, verba volant, giusto, quindi non c'è dubbio, ma potremmo parlarne soltanto. Allora il sindaco, secondo me, due strade, ripartiamo da allora, zero. Allora caro Giovanni, però ripeto, signora, scusi professore, perché poi io parlo da cittadino. Perché, poi le dico subito, ma certamente questo, per quanto mi riguarda, non sarebbe condizionato da questa poltrona o da questo ruolo attivo. Non mi interessa, professore. Non mi interessa, perché io sono sicuro che se quella sera, prima del bilancio, avessi detto, sarebbe stato semplicissimo: egregio signor sindaco, siamo cinque, vabbè, quantomeno un assessorato ne va a dare. Io non parlo di detto poltrona, così. Parlo di responsabilità. Ma responsabilità, la cosa ma più responsabilità di quella di essere consigliere comunale e rappresentare la città, che responsabilità devo avere, ti professore? Posso salutare in un modo, ti dica il mio semplice pensiero. Il sindaco due strade può seguire in questo momento. O veramente su un programma va a allargare la maggioranza, è veramente, perché azzerando, io non voglio, un programma non voglio più programma, questi sono realtà. Fatti che andrete a discutere, perché io in questo momento, guardate, non voglio sentir dire che tutti amiamo Cefalù, perché io spero che domani ci vada ad amministrare chi non ami Cefalù, perché tutti amiamo Cefalù, però siamo come siamo, e allora qua due sono le vie desiderate. Io penso che il sindaco insisterà su questo fatto con allargamenti, con discussione, eccetera. Se no si può rimettere il mandato ai cittadini. Questo perché non è possibile, sì, non è possibile che noi siamo 10 a 10 e palla a centro e debba aspettare anche, e debba aspettare anche, con tutto il rispetto per adesso, per Gioia Chino, che se io poi esatto. E allora io debba andare in pausa, dopodiché debba ascoltare Vazzana, perché anche questo, un sindaco che si presenta, loro mi hanno detto ci sono tanti equipaggi, non possiamo vedere una gara automobilistica che parte da Cefalù, e il sindaco ha risposto non abbiamo 5.000 euro, ha fatto un comunicato ufficiale. Quindi io vorrei ascoltare, intanto dare proprio un plauso a quanti daranno vita a questa manifestazione, a questo rally che si svolgerà nelle nostre strade, che purtroppo per i motivi che sono stati detti apertamente dal sindaco, noi no, non abbiamo 5.000 euro, questa è la e quindi io direi brevemente in pausa, voi vi dovete fermare perché qua siete uno solo se ne deve andare. Io ascolterei Piero Vazzana e poi su questo, se loro possono dare pure una risposta su quello che dirà Piero. Linea della regia, grazie. Come fai ad avere un'azienda così splendente? Semplice, mi fornisco da LR Chimica. Producono detergenti professionali per le imprese, la casa e anche per gli autolavaggi. LR Chimica, zona industriale Termini Imerese. Prova il nostro kit promozionale. Telefona allo 091 630 42 24. LR Chimica. Pulito, garantito. Ed inoltre trovi prodotti per la tua piscina.
Un ambiente di grande fascino e ricco di atmosfera, dove gustare la genuinità di sapori raffinati e prelibati. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia. Per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare, per i buon gustai che pretendono il meglio. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info, 0921 42 38 01. La forza di un team vincente. L'arredamento della tua casa è completo solo se le porte sono 2M. A Castelbuono, da 2M Porte, troverete porte per interno ed infissi legno per esterno, fatti con materiali e verniciature di prima qualità e con una vasta scelta di colori nuovi in laminato. Da 2M Porte, tantissime soluzioni per porte scorrevoli, cassonetti a scomparsa della Scrigno o Protec, sistemi per scorrevoli e al libro, porte in vetro con disegni classici e moderni, portoncini blindati con vari rivestimenti. 2M Porte, azienda leader che si contraddistingue per serietà e professionalità, produce e assembla porte su misura con assistenza garantita e prezzi convenienti. 2M Porte si trova in Contrada San Calogero a Castelbuono, con esposizioni in via Cavour. Per info e preventivi telefono 0921 677 012 oppure www.2mporte.it. 2M Porte, le porte che arredano. Lo Gioco, trasporti e traslochi nazionali ed internazionali per enti pubblici e privati. La novità, il nuovo automezzo con piattaforma aerea fino a 25 metri per montaggio canalette, potatura alberi, sistemazione intonaci, noleggio con e senza operatore. Inoltre autogru fino a 15 tonnellate e autoscala con altezza fino a 10 piani. Trasporti e traslochi Lo Gioco, professionalità negli imballaggi speciali, spedizioni con frequenze settimanali, trasporti pianoforti e casseforti, magazzini per depositi. Lo Gioco, leader nei trasporti e traslochi con mezzi all'avanguardia. Via Bazzana 34 a Cefalù. Telefoni 330 850 751 e 339 587 3812 e 0921 422 947. Ci trovi anche su internet www.traslochilogioco.com. Cortesia, affidabilità e professionalità al vostro servizio. Cerchi un ricambio auto particolare? Acerda, Autoricambi Yakuza. Trovi i ricambi usati e nuovi di tutte le marche, di carrozzeria e meccanica. Autoricambi Iacuzzo soddisfa le esigenze dei clienti prima e dopo l'acquisto, con il servizio online e direttamente a Cerda, in via Roma 54. Inoltre, Autoricambi Iacuzzo è anche Piero Cars, vendita di auto usate plurimarche come nuove, con finanziamento agevolato. Da Piero Cars a Cerda troverete un parco auto e veicoli commerciali di tutte le marche, garantite con il servizio online o visibili direttamente a Cerda. Telefono 329 54 70 496. Email pierocars@libero.it. I vostri acquisti sono la nostra soddisfazione. Sposi di Gio, per un matrimonio elegante e di classe. Sposi di Gio, via Giglio 3, Cefalù. ADSL Lumaca? Passa FileCom e navighi fino a 20 mega. La più semplice, la più veloce, la più economica. Per informazioni telefona allo 0921 44 0888 o visita il sito websolutioncefalu.it. Ripeto, www.websolutioncefalu.it. FileCom e navighi veloce. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio, dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello